via maestra, nasceva da volontà di mettere assieme anche tanti soggetti diversi, no? Che indicassero non solo nella difesa della Costituzione, ma nell'applicazione della Costituzione un punto di cambiamento di questo paese. Perché a me pare che questo sia il tema che abbiamo di fronte. Le difficoltà, le crisi nascono, secondo me, dal fatto che in questi anni sono aumentate le ingiustizie, è aumentata la precarietà, chi lavora sta peggio, chi lavora prende meno, il lavoro non c'è, e da questo punto di vista c'è bisogno di, secondo me, costruire un'iniziativa non semplicemente per difendere, ma per cambiare la situazione. Perché io la capovolgo, se parlo con le persone, adesso un lavoratore dipendente, adesso io conosco meglio i metalmeccanici, cosa dovrebbe difendere? Le pensioni che non ci sono più? Cosa dovrebbe difendere? Il fatto che non arriva alla fine del mese? Cosa dovrebbe difendere? Che c'è la precarietà la più ampia possibile? Cosa deve difendere? Che siamo il paese che ha l'evasione fiscale più alta? Che il 90% dell'IRPEF la pagano i lavoratori dipendenti e pensionati? È uscita anche in questi giorni, no? Da voi sembra credibile che in Italia ce ne sono solo 29.000 che hanno più di 300.000 euro? Cioè, è una cosa che sta in piedi. Si riconferma il fatto che i lavoratori dipendenti prendono di più dei loro datori di lavoro, emergono queste cose. Ora, di fronte a queste ingiustizie, l'idea semplicemente di difendere, difendere cosa? Difendere che cosa devo difendere? E se non rendi esplicita la necessità di cambiare e di come vuoi cambiare, secondo me rischi o rischiamo in questo caso di non costruire quel consenso che è necessario attorno alle battaglie che facciamo. In più, mi permetto di dire, io farei anche un'ulteriore riflessione, perché noi siamo di fronte ad un passaggio. Noi il 12 di ottobre avevamo anche lanciato questa idea, no, di portare la nostra Costituzione in Europa. Secondo me questo è un altro tema di fondo che noi dobbiamo affrontare. E faccio questo semplice esempio. Il referendum dell'acqua, una delle ragioni, secondo me, per cui si è vinto quel referendum con i dati che diceva Corrado prima, ma poi perché non si è tradotto in un cambiamento? Vorrei che riflettessimo anche a questo punto, perché qualche mese dopo il referendum sull'acqua, e prima addirittura c'erano state le elezioni amministrative dove Napoli, Milano, Cagliari, e vorrei far notare a tutti che qualche mese dopo è caduto il governo Berlusconi e abbiamo fatto il governo Monti. E siccome uno ci ragiona, ricordo, perché uno di quei ricordi che mi è rimasto impresso e non sono riuscito ancora a cancellarlo, sarà perché era agosto, ero un po' in ferie, ma quando ho visto che la Emma Marcegaglia faceva una conferenza stampa e parlava a nome di tutti, compresi anche i sindacati, e il primo punto di quel documento era il pareggio di bilancio, allora uno deve riflettere che la complicazione della fase in questo modo è una complicazione anche legata alle coerenze, ai processi, perché noi siamo passati da una domanda di cambiamento e il cambiamento è stato Monti per applicare le ricette peggiori dell'Europa, e dentro a quello schema, diciamola, noi non siamo corruttibili. Perché l'oggetto della discussione che si sta facendo o che è avvenuto in modo pubblico anche in questa fase, prima col governo Letta che ci chiude, adesso anche col governo Renzi, rimane il problema del rapporto che hai con l'Europa, delle politiche che puoi fare se esci o non esci da questa situazione. Allora, io dico questo perché riflettevo mentre tu raccontavi di tuo figlio che in 9 mesi sta quasi imparando a parlare, non so cosa dirà quando parla, adesso è un passaggio successivo,
però uno dice cosa è successo, cos'è avvenuto, cos'è cambiato, sono cambiate delle cose. Non solo adesso dico, non solo noi abbiamo un nuovo governo, tra l'altro avvenuto nello stesso modo con cui è avvenuto gli altri. Perché la contraddizione, e anche dal 12 di ottobre noi da quella piazza abbiamo denunciato, cioè che avevamo un Parlamento eletto con una legge che è stata dichiarata incostituzionale, che è ancora lo stesso Parlamento, non è che è cambiato, che oggi si pone il problema di cambiare, di fare delle cose. Ma allo stesso tempo non sottovalutiamo, e poi entrerò nel merito per non tenerla lunga, ma io questo è un punto che vedo, non sottovalutiamo un punto, che la domanda di cambiamento che in questo paese c'è, che in questa fase è la forza di Renzi, del paese, perché questo è il punto, nasce dal fatto che in questi anni qualunque governo ci sia stato, di destra o di sinistra, alla fine non ha modificato o non ha cambiato per quelli che noi vogliamo rappresentare una condizione. E il fatto che le parole rischiano di perdere di significato perché non hanno un ritorno è un tema a cui noi dobbiamo dare una risposta. Allora il problema che io mi pongo quando si dice che continuità diamo a quell'iniziativa lì, della Via Maestra, come può proseguire, con i problemi anche che ci sono, io non penso che siamo nella stessa situazione del 12 di ottobre. Non sto discutendo se peggio o meglio. Sto dicendo che o quell'iniziativa lì, anche nelle azioni che si mettono in campo, assieme dove insieme le facciamo, con l'iniziativa che ognuno di noi per quello che rappresenta fa nelle cose che deve fare, si misura concretamente con la possibilità di un cambiamento reale, materiale, delle condizioni di vita, di lavoro, ma anche di democrazia nel paese. Perché altrimenti noi rischiamo di fare una discussione che rischia di essere lontana. Io vi faccio, ve lo dico perché mi è capitato, sono quelle cose che... Ero a Roma, dovevo attraversare la strada vicino alle sedie dove vado a lavorare, si ferma un'auto, state tranquilli, non è successo niente di particolarmente grave, tira giù il finestrino, marito, moglie, due figli, mi guardo e mi dico: guardi, dia una mano a Renzi per cambiare questo paese. La ringrazio. Però badate che questo elemento, con tutte le critiche che io condivido, vorrei essere chiaro, che io condivido sulla legge elettorale e su altre cose, ma se noi non comprendiamo, anche nella nostra azione che dobbiamo mettere in campo, che oggi sei di fronte ad una domanda di cambiamento che a volte rischia essere anche un po' autoritaria e poco democratica, e se tu non sfidi quelli che vogliono cambiare, può essere Renzi come qualcun altro, sul terreno dei contenuti di cambiamento che vuoi fare, rischi di non essere capito dalle persone. Vi faccio un altro esempio, visto che si parla di lavoro. Io penso che i due provvedimenti che Renzi ha messo in campo, il suo governo, in questo caso il ministro Poletti, diamo ognuno il suo nome, persone che conosciamo bene tutti, della nostra regione, stato presidente delle carriere cooperative, li conosciamo. Il fatto che hai liberalizzato i contratti a termine, di questo stiamo parlando, e si è reso, diciamo così, più facile l'uso dell'apprendistato senza neanche fare la formazione, addirittura senza più avere il vincolo neanche di assumerlo. Io non sono d'accordo e penso che bisogna cambiarlo, però se io semplicemente dico che non sono d'accordo e che bisogna cambiarla, poi dopo addirittura come sindacato arrivo anche a dire che deve essere il Parlamento che la cambia, ecco, però sarebbe utile che facesse anche io. Proviamo a ragionare con quello che è successo. Ci sono milioni di persone nel nostro paese, giovani, e in questi tante volte anche non più giovani, che non sanno neanche che cos'è un contratto a termine, un contratto di lavoro a tempo indeterminato. E se tu gli dici a quella gente lì, dobbiamo cambiare quella roba lì, ma non gli offri a lui un'opportunità per avere un lavoro, perché anche se cambi la legge lui continua a essere in collaborazione coordinata, a partita IVA, sfruttato in un altro modo e senza alcune tutele, a lui cosa gli cambia? E chi è che gli sta parlando in quella dimensione lì? E dall'altra parte, se io non ho un'idea complessiva di riforma del mercato del lavoro e che propone un elemento di altra natura, con chi parlo? I cambiamenti con chi li faccio? Perché in realtà, lo dico perché mi è capitato, persone che ad esempio lavorano nell'ospedale,
spettacolo, che invece mi dicono, cavolo, sai, se a me mi facessero un contratto a termine sarebbe un successo, perché alla fine ho dei diritti che adesso non ho, ho delle cose che non ho, posso fare la domanda. Queste contraddizioni io le dico non per difendere che va bene quello che ha fatto Renzi, ma per mettere al centro il fatto che forse anche per noi che vogliamo cambiare il paese si pone il problema di declinare la nostra domanda di iniziativa di mobilitazione e di cambiamento in modo diverso che sia più comprensibile. Vi faccio un altro esempio, sindacale, ecco. Se davvero Renzi e il suo governo, come ha detto Luigi, mette la faccia, no? Poi ha detto che la dà il 27 di maggio, a me è venuto in mente, consentitemi la battuta, c'era un sindaco, no, a Napoli, che dava una scarpa prima delle elezioni e una dopo delle elezioni. Però, al di là adesso delle battute, se davvero, come si sono impegnati a fare, arrivano 80 euro nette in busta paga, io ho fatto un ragionamento da sindacalista. Io, nel fare i contratti nazionali, non ci sono mai riuscito una volta che sia uno a portare 80 euro in una volta. Bravo, Maurizio. In alcuni casi ci ho messo 3 anni per fargli avere 80 euro lordi. Allora, il problema che io ti posso è non semplicemente che quello fa. Cosa faccio io? Cioè, abbiamo dovuto aspettare Renzi per aprire una vicenda sulle questioni del fisco e del fatto che c'è una parte del paese che paga per tutti gli altri, e non devo rilanciare io un'iniziativa che non abbia più paura, perché ci sono delle volte, questo è l'elemento, sembra che a noi le parole forti, gli obiettivi forti ci facciano paura. Cioè, prima di Renzi, se uno diceva abbassiamo, diamo 100 euro netti, non si può, l'Europa non ce lo permette. No, devi tener conto dell'interesse generale del paese, non te la raccontavano così. Ma c'è un momento in cui il mio interesse, quello del lavoratore dipendente, diventa interesse generale del paese o non c'è mai? E questo elemento io mi pongo come elemento anche di cambiamento che devo mettere in campo, se voglio fare i conti con le contraddizioni sostanzialmente che sono aperte. Perché se ci pensate, stiamo vedendo il fatto che guardiamo l'operazione che sta facendo questo nuovo governo, mette assieme cose che hanno un consenso nel senso comune delle persone. Perché dire che dai 80 euro, dire che tassi le transazioni finanziarie, dire come ci si impegna a fare, dire che riduci il numero dei parlamentari, dici che togli le province e non paghi più 3.000 persone, nel senso comune delle persone, poi uno deve anche riflettere, non sono cose che la gente dice no, non va bene farle. E da questo punto di vista io dico c'è un vuoto che si è determinato, perché sono 20 anni che tu hai detto delle cose ma i cambiamenti non le hai ridotte, e anzi quelli che tu rappresenti, visto che parliamo di voler rappresentare una parte di questo paese, non di volerlo rappresentare tutto per cambiarlo, non si è sentito rappresentato. Al punto che sei di fronte al fatto che la maggioranza delle persone non va a votare, via di questo passo. E questo è un tema, visto che facevi la domanda, che riguarda anche il sindacato. Perché io penso che esista oggi una crisi di rappresentanza anche del sindacato. Esiste. Perché come la maggioranza delle persone non va a votare, noi siamo di fronte al fatto che la maggioranza delle persone che lavorano, e per vivere in questo paese la maggioranza deve lavorare, non è iscritta a nessuna organizzazione sindacale, non è così? E da questo punto di vista il problema non è un problema che riguarda gli altri, è un problema che riguarda anche noi. E in questo senso la battaglia per non solo, diciamo così, la tutela dei diritti delle persone, ma anche la necessità di un cambiamento, di una legge sulla rappresentanza, del fatto che le persone possano decidere sui loro contratti, sui loro diritti, che possano riformare e cambiare anche il sindacato, è un punto esplicito che non può essere demandato a qualcun altro. E in questo senso tu devi, se vuoi, affrontarlo in termini concreti di proposte e di iniziative. E io penso che questa questione di tenere assieme oggi sia la dimensione europea per quello che è, perché è uno dei problemi che abbiamo di fronte, sia il fatto di usare la Costituzione non semplicemente come elemento di difesa dei diritti in senso generale,
perché se facciamo semplicemente una cosa di questo genere, secondo me è debole prima ancora di aver cominciato una battaglia, perché o lo declini rispetto a un processo di cambiamento, e allora tu la sfida a quelli che dicono che cambiano, non la fai dicendo no, non va bene quello che fai, ma dicendo come fai tu a cambiare quel punto lì che lui ti propone in un altro modo, in un'altra logica. Altrimenti, insisto, non solo perché c'è la televisione, perché c'è il consenso, perché la gente non legge, ma perché tu devi ricostruire un rapporto con le persone che rappresenti e tornare a sapere come vivono le persone, quali problemi hanno, che difficoltà hanno, e solo se parti da loro e rispetto all'iniziativa di fare una soluzione che hanno problemi. Allora, io non la vedo più semplice di prima, la vedo più complicata di prima, non più semplice. Se guardo il quadro che si è determinato, non è più semplice, è più complicata di prima, ma allora ha maggior ragione. In questo penso che noi abbiamo fatto assolutamente bene a fare quella manifestazione, ci abbiamo preso, però non è che ci siamo sbagliati, le cose che denunciavamo c'erano, comprese le difficoltà, fatemela dire senza alcuna polemica, di partecipazione che abbiamo avuto, nel senso delle difficoltà che c'erano a essere tutti presenti in quella piazza, anche quelli che adesso fanno finta addirittura di dire che non sono d'accordo con le proposte che vengono fatte. Bene, allora da questo punto di vista però c'è un elemento in più che riguarda appunto il tipo di proposta, di iniziativa che metti in campo, e in questo senso, se la guardo dal punto di vista sindacale, industriale, se c'è una critica che io mi sento di fare in modo molto forte ai governi che ci sono stati e anche a quello che adesso da poco tempo c'è, qui c'è chi dice che, ho letto oggi su un giornale che bisogna, non puoi giudicare i governi, devi far passare almeno 6 mesi, perché nei primi 6 mesi dicono che uno non capiva niente, anche dichiarazione, non ci capiva aspettare 6 mesi per vedere di dare un giudizio. Però il punto che vedo, fatemelo dire brutalmente, ecco, se io guardo quello che sta succedendo nel lavoro, nell'industria, io non so se ho tempo 6 mesi per aspettare, vedere se questo funziona o no, perché io non vorrei trovarmi, visto che stanno decidendo se fare gli investimenti, se non farli, dove andare, dove non andare, il problema è che le scelte che fai nei prossimi mesi determinano se tu continui ad avere una prospettiva oppure no industriale di questo paese, se il lavoro lo dai o non lo dai, se sei in grado di affrontarlo. E a proposito di ruolo della Costituzione, guardate che se non c'è una ripresa degli investimenti privati e pubblici, tu del lavoro non ne crei, non difendi quello che hai e non ne crei neanche dell'altro. E questo ragionamento lo puoi fare a 360 gradi, e il rischio concreto, io non vorrei che l'elemento che ti viene indicato di grande cambiamento è sulle questioni la politica, i costi della politica, la riduzione dei parlamentari, la cancellazione delle province, tutte cose che hanno un consenso, ma poi sul piano sociale, sul piano delle politiche, sul piano degli interessi, sul piano economico, sul piano finanziario, in realtà, guarda caso, è proprio il punto in cui ci sono i compromessi più forti. E i veri compromessi, avendo lo stesso Parlamento, avendo le stesse dimensioni, avvengono proprio che su questi elementi tu non produci un elemento di cambiamento, ma anzi di compromesso che in un qualche modo può anche peggiorare le condizioni precedenti. Allora mi sembra che sia questo il terreno di iniziativa che noi dobbiamo mettere in campo e unire in questa fase, questa battaglia, dentro a un'idea generale. Qui lo dico perché tu nella tua domanda dicevi la FIOM ha svolto un ruolo che non è solo sindacale, eccetera, eccetera. Allora qui mi permetto di fare una battuta e un ragionamento. Una battuta è circa, io ho 4 anni che sono segretario della FIOM e sono 4 anni che qualsiasi cosa che la FIOM fa c'è qualcuno che dice quello lì vuole andare in politica. Io non so mica più come dirlo. Io più di dirgli no, non ci voglio andare, non so cosa sinceramente fare, però dall'altra parte, questa voleva essere la battuta, dall'altra parte però c'è un punto, e cioè io penso che un sindacato, visto che in Italia non c'è un sindacato, ci sono tanti sindacati, c'è un pluralismo sindacale che qualcuno vorrebbe anche mettere in difficoltà e ci sono anche idee diverse tra i sindacati, però io continuo a pensare che un sindacato degno di questo nome deve essere democratico, perché fa decidere e votare gli iscritti, non iscritti, i lavoratori che rappresenta sempre,
ma soprattutto deve essere indipendente ed autonomo dai partiti, dai governi e dalle imprese. E deve avere una sua idea.